Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi ricordiamo Santa Margherita da città di Castello e il beato Rolando Rivi, due storie molto commoventi che ci insegnano il valore del dolore innocente. Iniziamo da Santa Margherita. Margherita nacque cieca e storpia vicino a Città di Castello in Umbria attorno al 1286. All'età di sei o sette anni i suoi genitori la portarono sulla tomba di un venerato padre francescano di Città di Castello sperando in un miracolo, ma una volta visto che la guarigione non avveniva, l'abbandonarono lì in chiesa. E così la bambina si mise a mendicare le porte di quella chiesa, fiduciosa nella divina provvidenza e senza alcun astio nei confronti dei genitori che continuava ad amare nonostante tutto. Alcune donne del luogo la trovarono e se ne presero cura fino a quando fu adottata da due sposi, Grigia e Venturino, e da loro educata con amore. Le monache di un convento locale le offrirono poi ospitalità, e a Margherita, la quale sembra avesse già pensato di diventare suora, piacque l'idea di una vita religiosa. La permanenza in quel monastero durò poco, perché le suore che conducevano una vita rilassata rimasero infastidite dalla devozione di Margherita, e dopo un periodo contrassegnato da crescente durezza e da qualche molestia nei suoi confronti, le ordinarono di lasciare il convento. Margherita tornò dai suoi genitori adottivi e a quindici anni entrò nel terzo ordine di San Domenico a città di Castello. Da allora in poi la sua vita fu dedicata totalmente a Dio. Si occupava della cura e dell'educazione dei bimbi del luogo. Insegnava i salmi che aveva imparato a memoria e provando a instillare loro la sua devozione al santo bambino Gesù. Visitava anche malati e carcerati. Le furono attribuiti numerosi miracoli, tra cui la guarigione di una terziaria da un'infezione agli occhi, nonché esperienze di estasi e levitazione durante la preghiera si imponeva ristrettezze e severe privazioni e spesso passava la notte in preghiera. Dopo la sua morte avvenuta circa trentatré anni, si ebbero miracoli presso la sua tomba. O Santa Margherita, che nel buio della tua cecità hai trovato la vera luce, nella malformazione fisica hai mostrato la bellezza dell'amore e della gioia e da scarto sei diventata sostegno per gli emarginati senza cedere al risentimento. Ottienici la libertà da ogni attaccamento terreno e dall'indifferenza per diventare ricchi di fede e di amore. Ti preghiamo per tutti coloro che portano nel corpo la sofferenza della disabilità, perché col tuo esempio, il tuo aiuto e anche col nostro sostegno scoprano le tante abilità che scaturiscono dalla loro carità. Tu che hai ospitato la santa famiglia nel cuore, fa che le nostre famiglie accolgano la vita e siano attente a chi è solo. Santa Margherita, insegnaci ad amare, prega per noi. Amen. E ora, cari fratelli e sorelle, Passiamo al beato Rolando Rivi. Rolando, secondo dei tre figli di Roberto Rivi e Albertina Canovi, nacque il 7 gennaio 1931 a San Valentino Borgo del comune di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, in una famiglia profondamente cattolica. Ogni mattina si alzava presto per servire la messa e fare la santa comunione, la nonna di lui diceva diventerà un mascalzone oppure un santo, non farà una via di mezzo. All'età di undici anni confida voglio farmi prete per salvare tante anime, poi partirò missionario per far conoscere Gesù lontano. Dopo le elementari nell'ottobre del 1942 entra nel seminario minore di Marola nel comune di Carpineti provincia di Reggio Emilia e come era consuetudine i piccoli seminaristi vestivano la talare la guerra in furia dopo l'8 settembre 1943 con la caduta del regime e con l'occupazione nazista al Nord Italia i gruppi partigiani sono composti da frange minoritarie di cattolici e da maggioranze di comunisti e socialisti accomunati da una forte impronta anticattolica. Il clero fa argine ai loro progetti rivoluzionari. Nell'estate del 1944, il seminario di Marola viene occupato dai soldati tedeschi. Rolando, tornato a casa, continua gli studi da seminarista sotto la guida del parroco e porta nel suo paese un'ardente testimonianza di fede e di carità, vestendo sempre l'abito talare. I genitori, spaventati dal rancore dei comunisti, lo invitano ad abbandonare la talare, ma il ragazzo risponde Che male faccio? Non la toglierò perché studio da prete e la veste è il segno che sono di Gesù. Questa pubblica appartenenza gli sarà fatale. Trascorre l'inverno a San Valentino mentre si moltiplicano le aggressioni ai preti. Non manca mai alla messa e alla santa comunione. I genitori vanno nei campi a lavorare e il ragazzo con i libri studia in un boschetto. Martedì 10 aprile 1945 i genitori lo aspettano invano. Trovano invece un biglietto. Non cercatelo, viene un momento con noi partigiani. I partigiani lo sequestrano, gli strappano l'atalare, lo picchiano e lo torturano per tre giorni. Davanti al ragazzino piangente qualcuno forse prova rimorso e propone di lasciarlo andare ma vince la barbarie. Un prete in meno, dicevano. Lo condannano a morte, lo conducono in un bosco a piane di Monchio, provincia di Modena, lo costringono a scavarsi la fossa, lo fanno inginocchiare sul bordo e gli sparano due colpi di pistola, uno al cuore e uno alla fronte. Venerdì 13 aprile 1945. Rolando muore a quattordici anni. Lo ricoprono in fretta con terra e foglie, appendendo la talare come un trofeo nel porticato di una casa. Il giorno dopo, su indicazione di un partigiano, il papà e Don Alberto Camellini lo ritrovano, lo collocano in una bara improvvisata, lo portano in chiesa e poi al cimitero. A guerra finita, il ventinove maggio, lo riportano nel villaggio e sulla tomba scrivono: tu che dalle tenebre e dall'odio fosti spento, vivi nella luce e nella pace di Cristo. Il killer, Giuseppe Corghi, e il suo complice del Ciso Rioli, furono condannati a ventisei anni e a sedici anni di carcere ma furono beneficati dall'amnestia dopo sei anni di reclusione. Il 7 gennaio 2006 l'arcivescovo di Modena, Monsignor Benito Cocchi, apre il processo diocesano per il martire caduto sotto l'odio anticristiano. Il 27 marzo 2013 il Papa Francesco promulga i decreti per settanta beati e venerabili Martiri della guerra civile spagnola, della rivoluzione messicana, del nazismo, dei regimi comunisti dell'Europa orientale, dei rossi italiani. Fra questi il giovane seminarista, del quale i libri di storia tacciono, come per tanti sacerdoti e cattolici laici, vittime dell'odio e del fanatismo. O oh Dio, Padre misericordioso, che scegli i piccoli per confondere i potenti del mondo, ti ringraziamo per averci donato nel seminarista martire Rolando Rivi una testimonianza di amore totale al tuo figlio Gesù e alla sua chiesa, fino al sacrificio della vita. Illuminati da questo esempio e per intercessione di Rolando, ti chiediamo di darci la forza di essere sempre segno vivo del tuo amore nel mondo, e ti supplichiamo di volerci concedere la grazia che ardentemente desideriamo per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, di Santa Margherita da città di Castello e del beato Rolando Rivi, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.